La partenza per la battaglia numero uno, noi cominciamo anche i tempi migliori per quello della Chinassi, che supera il turno, Assis Edoardo, Maggiore Lorenzo, Bastieri, Rinaldo, Rabele Filippo, Cristina Renzo, Mirarsi Benista, Leboe Carlo, Pesconito Angelo, Giorgio Riccardo, Cagliola Andrea, Pazio, Valentino, Tampieri Savoia, Luca Mattia, Pierini Giovanni, Cavaliere Lorenzo e Salasti Davide. Questi concorrenti che andranno a disputare i quarti di qualifica, è pertanto l'arrivo della batteria numero uno. Partenza regolare per la seconda batteria di qualifica, categoria di femminile. Questa della quale abbiamo tutti in vittoria della città Sala d'Albiate, tallonata e inseguita in modo estremamente ravvicinato dai suddetti avversari, e siamo alla volata conclusiva sul traguardo di tempo di riferimento per l'ora di 34 e 6. Giovedì invece sera la Bolivia. Partiamo adesso l'interno dell'area, la prova per dentro che è l'interno chiudi, non farlo passare con l'interno, brava scusa passa, vai eccoci alla fase conclusiva della gara, arrivo sul traguardo in questo istante, 33 e 64. Bene la partenza anche per questa batteria. E gli ha chiuso la porta a... Tra le due concorrenti di testa siamo in curva in questo momento. Lanciate le atlete verso la volata. 33-88. Con la partenza anche per questa quinta batteria. Dai Emma! Brava! Dai Emma! Brava! Di Pellusco ad allungare il modo interiore. Dai, fino alla fine! E la vediamo chiudere con un tempo di inserimento di 34 e 65. Partita l'ultima, la penultima stagione di batteria in Pozzana, questa è la forza Carola, naturalmente inseguita da tutte le suddette avversarie. Stanno salvando da vicino, siamo arrivati sul curva. Ultimo tratto di percorso, anche per questa batteria che era numero 6, tempo di diritto per loro, 32-94. Partita la prova anche per queste. Attenzione, come detto, compongono l'ultima batteria di qualifica per la categoria di Levi Sanzini, il banco della prova di giro stessa, e la concorrente Begon Giulia a guidare le atlete all'uscita della curva in questo momento, e vediamo pronte per la volata finale di la loro arrivo, che fa registrare un tempo di 32 e 50.